tanti santi fischi di vedetta. Questo è il cortile dove hanno fatto il concerto. Sì. È qua. Fuochi d'artificio. Anthony, dove stava? Lì. Il 31 ottobre scorso Anthony è stato chiamato ad esibirsi in occasione della liberazione di due camorristi. Io abito qua. Ah. Quando sento le botte io mi affaccio. E di fuochi d'artificio? Un po' in alto. È saputo dopo che avevano scarcerato i due camorristi. La festa si è tenuta qui, ai 600 alloggi del quartiere Monteruscello, a Pozzuoli, sotto casa dell'ex detenuto Silvio De Luca. Mio marito si è uscito dopo 10 anni, ringraziando voi non c'è più lavoro, perché l'avete messo come camorrista. Ma avete capito? E lei ti ha chiamato Anthony, il sì, cantante? Io chiamo ad altri cantanti, perché il 18 anni nella fotografia. Lei ha chiamato Tony De Lombo? Quando sei sposato mia nipote. Ah. 2500 euro si ha preso. In nero. E penso, lei lancia la pistola a me, ma 2500 euro per fare una serenata prima del matrimonio. 2500 euro? Quando è stato? Nel 2000? L'anno scorso. Sono facchiana, mi piace festeggiare, mi piace la vita. Perché non lo posso fare? Chi mi vuole a me? Mi spiega perché Anthony durante il concerto dichiara un applauso a Carluccello Fantasma, no? Senti anche nel video che un'altra persona che è in carcere per reati come quello di estorsione, detenzione di armi e tentato di omicidio. È un boss. È mio zio, cioè Carluccello è suo zio. L'abbiamo cresciuto. Comunque è Anthony sapeva benissimo perché veniva a cantare. Io gli dissi, senti, esci mio marito, io voglio fare una sorpresa, perché mio marito gli piaceva molto. Anthony, dimmi tu perché non dovevo festeggiare per la liberazione di mio marito.